voglio proporvi questo video facendo una doverosa premessa per lo spessore artistico che Giulio Vesetti ha rappresentato. La produzione di questa edizione dei sei personaggi in cerca d'autore cominciò nell'ottobre del 2008. Giulio Vesetti, dopo averlo già interpretato e prodotto per tre volte, negli anni 50 nel ruolo del figlio, a metà degli anni 70 e a metà degli anni 80 come produttore e nel ruolo del padre, approdò a questa edizione, della quale fu anche regista, ritagliando per sé il ruolo del capocomico e lasciando al suo amico Antonio Salinas quello del padre. Purtroppo nei mesi successivi, durante un controllo periodico, gli venne comunicato il peggioramento delle sue condizioni di salute. Ben presto le speranze si ridussero a poche e Giulio, da professionista qual era, sentì la responsabilità di correre ai ripari, affidando ad Edoardo Siravo il ruolo che avrebbe dovuto interpretare. Un momento d'attenzione, prego. Un momento d'attenzione. In uno degli ultimi giorni di prove, Antonio Salinas, interprete del ruolo del padre, è caduto pesantemente in palcoscenico, riportando la frattura di un braccio. Sarà perciò costretto a recitare senza poter usare il braccio sinistro. Grazie per l'attenzione. Con me.
arriva, arriva, smettetela! Ecco il signor direttore. Buongiorno. 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 Lettere? Nessuna. La posta è tutta qui. Faccia mettere i camerini. Subito. Prego. Ma qua non ci si vede, per piacere faccia dare un po' di luce. Luce! Su, su, cominciamo. Manca qualcuno? Manca la prima attrice. Al solito, e siamo già in ritardo di 10 minuti. La segni, mi faccia il piacere, così imparerà a venire puntuale alla prova. Subito. No, no, per carità! Eccomi! Eccomi! Hai un po' di pazienza? Sono qua, sono arrivata. Lei ha giurato di farsi sempre aspettare. Mi scusi, ho cercato tanto un'automobile per fare a tempo. Ma vedo che non avete ancora cominciato. E io non sono subito di scena. Evandro? Sì? Mi metta questi pacchi in camerino, sia gentile. Ma certo. Grazie, caro. Ho trovato un negozio delizioso. Su, su, il secondo atto del gioco delle parti. Ecco, piove finalmente. Oh. Attenzione, signori. Chi è di scena? Lei dunque è di scena? Io? No, signore. E allora si levi, santo Dio! Cominci, cominci. In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio. Evandro? Sì? Metterà la sala rossa. La rossa sta bene. Tavola apparecchiata e scrivania con libri e carte, scaffali di libri e vetrine con ricche suppellettili da tavola. Uscio in fondo per cui si va nella camera da letto di Leone, uscio laterale a sinistra per cui si va nella cucina. La comune è a destra. Dunque stiano bene attenti. Di là la comune, di qua la cucina. Lei entrerà e uscirà da questa parte. Evandro applicherà la bussola in fondo e metterà le tendine. Scena prima. Leone Gala, Guido Venanzi, Filippo detto Socrate. Devo leggere anche la didascalia. Ma sì, sì, gliel'ho detto 100 volte. Al levarsi della tela, Leone Gala, con berretto da cuoco e grembiule, è intento a sbattere con un mestolino di legno un uovo in una ciotola. Filippo ne sbatte un altro, parato anche lui da cuoco. Guido Venanzi ascolta seduto. Ma scusi. Mi devo mettere proprio il berretto da cuoco in capo, mi pare, se sta scritto lì, ma è ridicolo, scusi, ridicolo, ridicolo, che vuole che le faccia io se dalla Francia non ci arriva più una buona commedia e ci siamo ridotti a mettere in scena commedia di Pirandello, che chi l'intende è bravo, fate a posto di maniera che gli attori, i critici e il pubblico ne restino mai contenti. Il berretto da cuoco... Sì, signore, e sbatta le uova. Lei crede con queste uova che sbatte di non aver poi altro per le mani? Sta fresco. Ha da rappresentare il guscio delle uova che sbatte. Silenzio, presti un ascolto quando spiego. Sì, signore, il guscio, vale a dire la vuota forma della ragione senza il pieno dell'istinto che è cieco. Lei è la ragione, sua moglie l'istinto, in un gioco di parti assegnate, per cui lei che rappresenta la sua parte, è volutamente il fantoccio di se stesso. Ha capito? Io no. E io nemmeno. Andiamo avanti che poi mi loderete alla fine. Mi raccomando, si metta di 3/4, perché sennò tra le astruserie del dialogo e lei che non si farà sentire dal pubblico, addio ogni cosa.
Attenzione, attenzione! Attacchiamo! Cerca di un autore. D'un autore? Che autore? D'uno qualunque, signore. Ma qui non c'è nessun autore, perché non abbiamo in prova nessuna commedia nuova. Tanto meglio, allora, signore, potremmo essere noi la loro commedia nuova. Già, ma se non c'è l'autore, tranne che non voglia essere lei. Loro signori vogliono scherzare? No, che dice mai, signore? Le portiamo al contrario un dramma doloroso. E potremmo essere la sua fortuna. Mi facciano il piacere di andar via, che non abbiamo tempo da perdere coi pazzi. Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppure bisogno di parer verosimili, perché son vere. Ma che diavolo dice? Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sì signore, sforzarsi di fare il contrario, cioè di crearne di verosimili perché paiano vere. Ma mi permetta di farle osservare che se pazzia è, questa è pur l'unica ragione del loro mestiere. Saremmo dei pazzi! Ma che è questo? Ma se sembra un mestiere da pazzi il nostro? Far parer vero quello che non è, senza bisogno, signore, per gioco. Non è loro ufficio dar vita sulla scena a personaggi fantasticati. Ma io la prego di credere, caro signore, che la professione del comico è una nobilissima professione. Se oggi come oggi i signori commediografi nuovi ci danno da rappresentare stolide commedie e fantocci invece di uomini, sappia che il nostro vanto aver dato vita qua, su queste tavole, a opere immortali. Giusto, bravo. Ecco, benissimo, a esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni. Meno reali forse, ma più veri. Siamo dello stessissimo parere. Ma come, se prima diceva... No, scusi, per lei dicevo, signore, che ci ha gridato di non avere tempo da perdere coi pazzi, mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire più alta la sua opera di creazione. Sta bene, sta bene, ma che cosa vuol concludere con questo? Ah, niente, signore, dimostrarle che si nasce alla vita in tanti modi, in tante forme, albero o sasso, acqua o farfalla o donna, e che si nasce anche personaggi. E lei con codesti signori attorno è nato personaggio? Appunto, signore, e vivi come ci vede. Mi dispiace che ridano così, perché portiamo in noi, ripeto, un dramma doloroso. Come lor signori possono argomentare da questa donna velata di nero? Sgombrino di qua. Per Dio, faccia sgombrare. Via,
Via! Ma no, veda, noi... Insomma, noi qua dobbiamo lavorare! Non è lecito farsi beffe così. Io mi faccio meraviglia della loro incredulità. Non sono forse abituati, lor signori, a veder balzar vivi quassù, uno di fronte all'altro, i personaggi creati da un autore? Forse perché non ce l'ha un copione che ci contenga? Creda che siamo veramente sei personaggi, signore, interessantissimi. Quantunque sperduti. Sì, sperduti, va bene. Nel senso, veda, che l'autore che ci creò vivi non volle poi, o non poté materialmente, metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più, muore l'uomo, lo scrittore, strumento della creazione. La creatura non muore più. E per vivere eterna non ha neanche bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppa allevare e nutrire, far vivere per l'eternità. Tutto questo va benissimo, ma che cosa vogliono loro qua? Vogliamo vivere, signore. Per l'eternità? No, signore, almeno per un momento. In loro. Oh, guarda, guarda. Vogliono vivere in noi. Ah, per me volentieri, se mi toccasse quella lì. Guardino, guardino, la commedia è da fare. E se lei vuole, e i suoi attori lo vogliono, la concerteremo subito tra noi. Ma che vuol concertare? Qua non si fanno di questi concerti. Qua si recitano drammi e commedie. E va bene, siamo venuti appunto per questo qua da lei. E dov'è il copione? È in noi, signore. Il dramma è in noi. Siamo noi. E siamo impazienti di rappresentarlo così come dentro ci urge la passione. La passione mia, se lei sapesse, signore, la passione mia per lui. Tu stati a posto per ora e ti prego di non ridere così. Ma dico un po'. È pazza? No, che pazza, è peggio. Peggio, peggio! Altro, signore, peggio! Senta, per favore, ce lo faccio rappresentare subito questo dramma, perché vedrà che a un certo punto io, quando questa Murino qua, vede com'è bellina, cara, cara. Ebbene, quando questa Murino qua, Dio la toglierà d'improvviso a quella povera madre, e quest'imbecillino qua farà la più grossa delle corbellerie proprio da quello stupido che è, allora vedrà che io prenderò il volo. Sì, signore, prenderò il volo, il volo! E non mi par l'ora, creda, non mi par l'ora, perché dopo quello che è avvenuto di molto intimo tra me e lui, non posso più vedermi in questa compagnia ad assistere allo strazio di quella madre per quel tomo là. Lo guardi, lo guardi! Indifferente, gelido lui, perché è il figlio legittimo lui, pieno di sprezzo per me, per quello là, per quella creaturina, che siamo bastardi, ha capito? Bastardi! E questa povera madre, lui, che è la madre comune di noi tutti, non la vuole riconoscere per madre anche sua e la considera dall'alto in basso lui, come madre soltanto di noi tre bastardi. Vile! Signore, in nome di queste due creaturine, la supplico. Oh Dio mio. Per carità, una sedia, una sedia! A questa povera vedova! Presto, una sedia, una sedia! La guardi, signore, la guardi. Ma no, Dio, smettila! Lasciati vedere! Oh. Signore, la supplico di impedire a quest'uomo di ridurre a effetto il suo proposito, che per me è orribile. Io non capisco più dove siamo.
né di che si tratti. Questa è la sua signora? Sì, signore, mia moglie. E come è dunque vedova, se lei è vivo? Non ridano, non ridano così, per carità. E appunto questo è il suo dramma, signore. Ella ebbe un altro uomo. Un altro uomo che dovrebbe essere qui. No, no! Per sua fortuna è morto. Da 2 mesi, gliel'ho detto. Ne portiamo ancora il lutto, come vede. Ma non è qui, veda. Non già perché sia morto. Non è qui perché... La guardi, signore, per favore, lo comprenderà subito. Il suo dramma non poté consistere nell'amore di 2 uomini, per cui ella, incapace, non poteva sentir nulla, altro forse che un po' di riconoscenza. Non per me, per quello. Non è una donna, è una madre. E il suo dramma, potente, signore, potente, consiste tutto di fatti in questi 4 figli dei 2 uomini che la ebbe. Io li ebbi? Hai il coraggio di dire che fu io ad averli come se li avessi voluti? Fu lui, signore. Me lo diede lui, quell'altro. Per forza. Mi costrinse. Mi costrinse ad andar via con quello. Non è vero! Come non è vero? Non è vero, non è vero! E che puoi saperne tu? Non è vero! Non ci creda, sa perché lo dice? Per quello lì lo dice! Perché si macera, si strugge per la noncuranza di quel figlio lì, a cui vuol dare a intendere che se lo abbandonò di 2 anni fu perché lui la costrinse! Mi costrinse, mi costrinse! E ne chiamo Dio in testimonio. Lo domandi a lui se non è vero, lo faccia dire a lui. Lei non può saperne nulla. So che con mio padre, finché visse, tu fosti sempre in pace e contenta. Negalo se puoi. Non lo nego, no. Sempre pieno d'amore e di cure per te. Non è vero? Dillo! Perché non parli, sciocco? Ma lascia questo povero ragazzo. Perché vuoi farmi credere un'ingrata, figlia? Io non voglio mica offendere tuo padre. Ho risposto a lui che non per mia colpa né per mio piacere abbandonai la sua casa. E mio figlio. È vero, signore. Fu io. Ma guarda che spettacolo! Ce lo danno loro a noi. Una volta tanto. Stiamo a sentire. Stiamo a sentire. Sì. Stiano a sentire che squarcio di filosofia adesso. Parlerà loro del demone dell'esperimento. Tu sei un cinico imbecille e te l'ho detto 100 volte. Mi deride, signore, per questa frase che io ho trovato in mia scusa. Frasi! Frasi, frasi! Come se non fosse il conforto di tutti davanti a un fatto che non si spiega, davanti a un male che ci consuma, trovare una parola che non dice nulla e in cui ci si acquieta. Anche il rimorso, già, soprattutto! Il rimorso? Non è vero, non l'ho acquietato in me, soltanto con le parole. Anche con un po' di denaro, sì, sì, anche con un po' di denaro. Con le 100 lire che stava per offrirmi in pagamento, signori. Questo è vile. Vili. Erano là, in una busta cilestrina sul tavolino di Mogano, là nel retrobottega di Madama Pace. Sa, signori, una di quelle madame che con la scusa di vendere robe e mantò attirano nei loro atelier noi ragazze povere, di buona famiglia. E se comperate il diritto di tiranneggiarci tutti, con quelle 100 lire che lui stava per pagare, e che per fortuna non ebbe poi motivo, va di bene, di pagare. Ma siamo stati proprio lì lì, sai? Vergogna, figlia, vergogna! Vergogna! È la mia vendetta! Sto fremendo, signore, fremendo di viverla quella scena. La camera, qua la vetrina dei mantelli, là il divano letto, la specchiera, un paravento e davanti la finestra quel tavolino di Mogano con la busta cilestrina delle 100 lire. La vedo, potrei prenderla! Ma lor signori si dovrebbero voltare, son quasi nuda! Non arrossisco più, perché arrossisce lui adesso. Ma vi assicuro che era molto pallido in quel momento.
Creda a me, signore! Io non mi raccapezzo più! Stido, assaltato così? Imponga un po' d'ordine, signore, e lasci che parli io, senza prestare ascolto all'obbrobrio che con tanta ferocia costelle vuole dare a intendere di me, senza le debite spiegazioni. Qui non si narra! Ma io non narro, voglio spiegarlo. Ah, bello, sì, a modo tuo. Ma c'è tutto qui il male, nelle parole. Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé del mondo come egli l'ha dentro. Crediamo di intenderci, non ci intendiamo mai. Guardi, la mia pietà, tutta la mia pietà per questa donna è stata assunta da lei come la più feroce delle crudeltà. Ma se mai scacciata? Ecco, la sente? Scacciata! È parso che io l'abbia scacciata! Tu sai parlare, io non so, ma creda, signore, che dopo avermi sposata, chissà perché, ero una povera, umile donna. Ma appunto per questo, per la tua umiltà, ti sposai, chiamai in te, credendo... No, vede, dice di no. Spaventevole, signore, creda, spaventevole la sua sordità, sordità mentale. Cuore sì, per i figli, ma sorda, sorda di cervello, sorda, signore, fino alla disperazione. Sì! Ma si faccia dire ora che fortuna è stata per noi la sua intelligenza! Se si potesse prevedere tutto il male che può nascere dal bene che crediamo di fare. Scusi, signor direttore, seguiterà la prova. Ma sì, mi lasci sentire adesso. È un caso così nuovo. Interessantissimo. Per chi se ne interessa. Ma bisogna che lei si spieghi, chiaramente. Ecco, sì. Veda, signore, c'era con me un pover'uomo, mio subalterno, mio segretario, pieno di devozione, che se la intendeva in tutto e per tutto con lei, senza ombra di male, badiamo, buono, umile come lei, incapace l'uno e l'altra, nonché di farlo, ma neppure di pensarlo il male. Lo pensò lui invece per loro, e lo fece! Non è vero, io intesi di fare il loro bene, e anche il mio, sì. Lo confesso. Signore, ero arrivato al punto che non potevo dire una parola all'uno o all'altra che subito non si scambiassero tra loro uno sguardo di intelligenza, che l'una non cercasse subito gli occhi dell'altro per consigliarsi come si dovesse prendere quella mia parola per non farmi arrabbiare. Bastava questo, lei lo capisce? Per tenermi in una rabbia continua, in uno stato di esasperazione intollerabile. E perché non lo cacciava via, scusi, questo segretario? Benissimo, lo cacciai, infatti. Ma vidi allora questa povera donna restarmi per casa come sperduta, come una di quelle bestie senza padrone che si raccolgono per carità. E sfido. Ah, il figlio, è vero? Mi aveva prima tolto dal petto il figlio, signore. Ma non per crudeltà, per farlo crescere sano e robusto a contatto della terra. E si vede! Ah, è anche colpa mia se poi è cresciuto così? Lo mandai a Baglia, signore, in campagna, a una contadina. Non parendomi lei forte abbastanza, benché di umili natali, è stata la stessa ragione per cui avevo sposato lei. Ubbie? Forse. Ma cosa ci vuol fare?
Ho sempre avuto di queste maledette aspirazioni ad una certa solida sanità morale. Ma la faccio smettere, insomma! La smetta? Mi lasci sentire adesso! Santo Dio! Io non potei più vedermi accanto questa donna, ma non tanto creda per il fastidio, per l'afa, vera afa che ne avevo io, quanto per la pena, una pena angosciosa che provavo per lei. E mi mandò via. Ben provvista di tutto, a quell'uomo, sì signore, per liberarla di me. E liberarsi lui. Sì, anch'io, lo ammetto. E ne è seguito un gran male. Ma più per lei lo feci che per me, lo giuro. Ti perdei mai d'occhio, di? Ti perdei mai d'occhio finché colui non ti portò via da un giorno all'altro, a mia insaputa, in un altro paese, scioccamente impressionato di quel mio interessamento puro? Puro, signore, creda. Senza il minimo secondo fine. Mi interessai con una incredibile tenerezza della nuova famigliola che le cresceva. Glielo può attestare anche lei. E altro! Piccina piccina, sa? Con le trecine sulle spalle e le mutandine più lunghe della gonna. Piccina così. Me lo vedevo davanti al portone della scuola quando ne uscivo. Veniva a vedermi come crescevo. Questo è perfido, infame! No, perché? Infame, infame! La mia casa, signore, andata via lei, mi parve subito vuota. Era il mio incubo, ma me la riempiva. Solo mi ritrovai per le stanze come una mosca senza capo. Quello lì ha levato fuori, non so, appena ritornato in casa non mi parve più mio. Mancata tra me e lui la madre, è cresciuto per sé, a parte, senza nessuna relazione né affettiva né intellettuale con me. E allora, sarà strano, signore, ma è così. Io fui incuriosito prima e poi man mano attratto verso la famigliola di lei, sorta per opera mia. Il pensiero di essa cominciò a riempire il vuoto che sentivo attorno. Avevo bisogno, proprio bisogno, di crederla in pace, tutta intesa alle cure più semplici della vita. Fortunata, perché fuori e lontana dai complicati tormenti del mio spirito. E per averne una prova, andava a vedere quella bambina all'uscita della scuola. Già, mi seguiva per via, mi sorrideva e giunta a casa mi salutava con la mano, così. Lo guardavo con tanto d'occhi, scontrosa, non sapevo chi fosse. Lo dissi alla mamma e lei dovette subito capire che era lui. Dapprima non volle mandarmi più a scuola per parecchi giorni. Quando ci tornai, lo rividi all'uscita, buffo, con un involtone di carta tra le mani. Mi si avvicinò, mi carezzò e trasse da quell'involto una bella, grande paglia di Firenze con una ghirlandina di roselline di maggio. Per me! Ma tutto questo è racconto, signori miei. Ma sì, letteratura, letteratura. Ma che letteratura? Questa è vita, signore, passione. Sarà, ma irrappresentabile. D'accordo, perché tutto questo è antefatto. E io non dico di rappresentare questo. Come vede, lei infatti non è più quella ragazzetta con le trecine sulle spalle. E le mutandine fuori della gonna. Il dramma viene adesso, signore, nuovo, complesso. Appena morto mio padre. La miseria. Ritornano qua, mia insaputa, per la stupidaggine di lei.
Sa scrivere appena, ma poteva farmi scrivere dalla figlia, da quel ragazzo che erano in bisogno. Mi dica lei, signore, se potevo indovinare in lui tutto questo sentimento. Appunto questo è il tuo torto! Di non avere mai indovinato nessuno dei miei sentimenti! Dopo tanti anni di lontananza e tutto ciò che era accaduto... E che colpa mia se quel bravo uomo vi porto via da me? Le dico, da un giorno all'altro, perché aveva trovato fuori non so che collocamento. Non mi fu possibile rintracciarli. E allora per forza venne meno il mio interessamento. Per tanti anni. Il dramma scoppia, signore, impreveduto e violento, al loro ritorno. Allorché io, purtroppo, condotto dalla miseria della mia carne ancora viva, miseria, miseria veramente, per un uomo solo, che non abbia voluto legami avvilenti, non ancora tanto vecchio da poter fare a meno della donna, e non più tanto giovane da poter facilmente e senza vergogna andarne in cerca. Miseria, che dico? Orrore, orrore, perché nessuna donna più gli può dare amore. E quando si capisce questo, se ne dovrebbe fare a meno. Signore, ciascuno fuori, davanti agli altri, è vestito di dignità, ma dentro di sé sa bene tutto ciò che nell'intimità con se stesso si passa di inconfessabile. Si cede alla tentazione, per rialzarsene subito dopo, magari con una gran fretta di ricomporre intera e solida, come una pietra su una fossa, la nostra dignità, che nasconde, seppellisce ai nostri stessi occhi ogni segno e il ricordo stesso della vergogna. È così di tutti. Manca solo il coraggio di dirle certe cose. Perché quello di farle poi lo hanno tutti. Tutti, ma di nascosto. E perciò ci vuol più coraggio a dirle. Perché basta che uno vedi che è fatta. Gli si appioppa la taccia di cinico, mentre non è vero. È migliore, migliore anzi, come tutti gli altri, migliore, perché non ha paura di scoprire col lume dell'intelligenza il rosso della vergogna, là, nella bestialità umana che chiude sempre gli occhi per non vederlo. La donna, ecco la donna, infatti, com'è? Ci guarda aizzosa, invitante. La Ferri, appena stretta, chiude subito gli occhi. È il segno della sua dedizione, il segno con cui dice all'uomo: accecati, io son cieca! E quando non li chiude più, quando non sente più il bisogno di nascondere a se stessa, chiudendo gli occhi, il rosso della sua vergogna, e invece vede, con occhi ormai aridi e impassibili, quello dell'uomo che pur senza amore si è accecato? Ah, che schifo allora! Che schifo di tutte codeste complicazioni intellettuali, di tutta codesta filosofia che scopre la bestia e poi la vuol salvare, scusare. Non posso sentirlo, signore! Perché quando si è costretti a semplificarla la vita, così, bestialmente, buttando via tutto l'ingombro umano d'ogni casta aspirazione, d'ogni puro sentimento, idealità, doveri, il pudore, la vergogna, niente fa più sdegno e nausea di certi rimorsi. Lacrime di coccodrillo! Veniamo al fatto, signori miei. Queste sono discussioni. Ecco, sì, signore, ma un fatto è come un sacco. Vuoto non si regge,
Perché si rega bisogna prima farci entrare dentro la ragione e i sentimenti che l'han determinato. Io non potevo sapere che morto là quell'uomo e ritornati essi qua in miseria per provvedere al sostentamento dei figlioli, ella si fosse data attorno a lavorare da sarta e che giusto fosse andata a prendere lavoro da quella madama pace. Sarta fina! Se lor signori lo vogliono sapere. Serve in apparenza le migliori signore, ma tutto disposto poi, perché queste migliori signore servano viceversa a lei, senza pregiudizio delle altre, così così. Mi crederà, signore, se le dico che non mi passò neppur lontanamente per il capo il sospetto che quella megera mi dava lavoro perché aveva addocchiato mia figlia. Povera mamma! Sa, signore, che cosa faceva quella lì appena le riportavo il lavoro fatto da lei? Mi faceva notare la roba che aveva sciupata, dandola a cucire a mia madre. E diffalcava! Cosicché, lei capisce? Pagavo io, mentre quella poverina credeva di sacrificarsi per me e per quei due, cucendo anche di notte la roba di Madama Pace. E là? Lei un giorno incontrò... Lui, sì signore, vecchio cliente. Vedrà che scena da rappresentare, superba! Col sopravvenire di lei, della madre... Quasi a tempo! No, a tempo! Perché per fortuna la riconosco a tempo. E me li riporto tutti a casa, signore. Lei comprende la situazione ora mia e sua, una di fronte all'altra. Ella così come la vede... E io che non posso più alzarle gli occhi in faccia. Buffissimo! Ma possibile, signore, pretendere da me, dopo, che me ne stessi come una signorinetta modesta, bene allevata e virtuosa, d'accordo con le sue maledette aspirazioni a una solida sanità morale? Il dramma per me è tutto qui, signore, nella coscienza che ho, che ciascuno di noi... Veda, si crede uno, ma non è vero. È tanti, signore, tanti, secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi. Uno con questo, uno con quello, diversissimi. E con l'illusione intanto d'essere sempre uno per tutti. È sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto. Non è vero. Ce ne accorgiamo bene quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi. Ci accorgiamo, voglio dire, di non essere tutti in quell'atto. E che dunque un'atroce ingiustizia sarebbe giudicarci da quello solo. Tenerci agganciati e sospesi alla gogna per un'intera esistenza come se questa fosse assommata tutta in quell'atto. Ora lei intende la perfidia di questa ragazza, ma sorpresa in un luogo e in un atto dove e come non doveva conoscermi, come io non potevo essere per lei. E mi vuol dare una realtà quale io non potevo mai aspettarmi che dovessi assumere per lei in un momento fugace, vergognoso della mia vita. Questo, signore, io sento soprattutto. Ma vedrà che da questo... Il dramma acquisterà un grandissimo valore. C'è poi la situazione degli altri, quella sua. Ma lascia starmi, che io non c'entro. Come non c'entri? Non c'entro e non voglio entrarci, perché sai bene che non son fatto per figurare qua, in mezzo a voi. Gente volgare noi, lui fino. Ma le può vedere, signore, che tante volte io lo guardo per inchiodarlo col mio disprezzo e tante volte gli abbassa gli occhi. Perché sa il male che mi ha fatto? Io? Tu! Lo devo a te, caro, il marciapiedi, a te! Vietasti sì o no
al tuo contegno, non dico l'intimità della casa, ma quella carità che leva d'impaccio gli ospiti. Fumo gli intrusi che venivamo a invadere il regno della tua legittimità. Signore, vorrei farla assistere a certe scenette a quattro occhi tra me e lui. Dice che ho tiranneggiato tutti, ma vede, è stato proprio per codesto suo contegno se mi sono avvalsa di quella ragione che gli chiama vile. La ragione per cui entrai in casa di lui con mia madre, che è anche sua madre, da padrona. Hanno tutti buon gioco, signore. Una parte facile tutti, contro di me. Ma lei si immagini un figlio a cui un bel giorno, mentre se ne sta tranquillo a casa, tocchi di vedere arrivare tutta spavalda, così, con gli occhi alti, una signorina che gli chiede del padre, a cui ha da dire non so che cosa. E poi la vede ritornare, sempre con la stessa aria, accompagnata da quella piccolina là. E infine trattare il padre, chissà perché, in un modo molto ambiguo e sbrigativo, chiedendo danaro, con un tono che lascia supporre che lui deve darlo, perché ha tutto l'obbligo di darlo. Ma l'ho difatti davvero quest'obbligo? È per tua madre! E che ne so io? Quando mai l'ho veduta io, signore? Quando mai ne ho sentito parlare? Me la vedo comparire un giorno, con lei, con quel ragazzo, con quella bambina. Mi dicono, oh sai, è anche tua madre. Riesco a intravedere dai suoi modi per qual motivo così da un giorno all'altro sono entrati in casa. Signore, quello che io provo, quello che sento, non posso e non voglio esprimerlo. Potrei al massimo confidarlo. E non vorrei neanche a me stesso. Non può dunque dar luogo, come vede, a nessuna azione da parte mia. Creda. Creda, signore, che io sono un personaggio non realizzato drammaticamente. E che sto male. Malissimo in loro compagnia. Mi lasciano stare. Ma come, scusa? Se proprio perché tu sei così. Che ne sai tu come sono? Quando mai ti sei curato di me? Ammesso. Ma non è una situazione anche questa? Questo tuo appartarti così crudele per me, per tua madre, che rientrata in casa ti vede quasi per la prima volta così grande e non ti conosce, ma sa che tu sei suo figlio. Eccola, guardi, piange. Come una stupida! E lei non può soffrirlo, si sa. Dice che non c'entra. Ma se è quasi lui il pernio dell'azione. Guardi quel ragazzo che se ne sta sempre presso la madre, sbigottito, umiliato. È così per causa di lui. La situazione più penosa è la sua. Si sente strano più di tutti e prova, poverino, una mortificazione angosciosa d'essere accolto in casa così, per carità. Somiglia tutto al padre, umile. Non parla. Ma non è mica bello. Lei non sa che impaccio danno i ragazzi sulla scena. Ah, ma lui glielo leva subito l'impaccio, sa? E anche quella bambina, che è anzi la prima ad andarsene. Benissimo. Sì. E le assicuro che tutto questo mi interessa. Mi interessa vivamente. Intuisco che c'è materia da cavarne un bel dramma. Con un personaggio come me? Sta zitta tu! Nuova, sì. Novissima, signore. Ci vuole un bel coraggio, però, dico, venire a buttarmelo davanti così. Capirà, signore, nati come siamo per la scena. Lasciamo andare. Capirà, caro signore, che senza l'autore io potrei indirizzarla a qualcuno. No, guardi, sia lei. Io? Ma che dice? E perché no? Lei, perché no?
perché non ho mai fatto l'autore, io. E non potrebbe farlo adesso, scusi. Non ci vuole niente. Lo fanno tanti. Il suo compito è facilitato dal fatto che siamo qua tutti vivi davanti a lei. Ma non basta. Come non basta? Vedendoci vivere il nostro dramma. Già. Ma ci vorrà sempre qualcuno che lo scriva. No, che lo trascriva, semmai. Avendolo così davanti in azione, scena per scena, basterà stendere in prima, appena appena una traccia, e provare. Quasi, quasi. Mi tenta. Così, per un gioco, si potrebbe veramente provare... Sì, signore. Vedrà che scene verranno fuori. Gliele posso segnare subito io. Proviamo un po'. Venga qua, con me, nel mio camerino. Ah, loro restino per un momento in libertà, ma non si allontanino di molto. Fra un quarto d'ora, 20 minuti, siano di nuovo qua. Oh, la bella! Semplicemente in audizione. Nel teatro, signori miei, deve essere puntuali. Vediamo, tentiamo, forse potrà venire fuori veramente qualcosa di straordinario. Ma senza dubbio sarà meglio, non crede, far venire anche loro? Ma sì, vengano, vengano. Momento d'attenzione, per favore. Si informa che il regista Giulio Bosetti, a causa di un problema di salute, non è presente nello spettacolo. Edoardo Siravo interpreta il ruolo che doveva essere suo, il capocomico. Grazie. Attenzione, si comincia. Evandro, disponga subito la scena della saletta. Subito, mi raccomando. Scordo, lei provveda un
chiuda se c'è in magazzino un letto a sedere, una dormese, un divano. Signore, c'è quello rosso. No, che rosso! Era giallo, fiorato, di peluche, molto grande, comodissimo. Così non c'è. Non importa, prenda quello che c'è. Come non importa? La greppina famosa di Madame Apache. Adesso è per provare. La prego, non si mischi, scorda, veda anche se c'è una vetrina piuttosto lunga e bassa. E il tavolino, un tavolino di mogano per la busta cilestrina. C'è quello piccolo, dorato. Va bene, prenda quello. Una specchiera. E il paravento, un paravento, mi raccomando, se no come faccio? Signora, paraventi ne abbiamo tanti. Poi qualche attaccapanni, è vero? Sì, molti, molti. Scordio, veda quanti ce n'è, li faccia portare. Sì, signore, ci penso. Todisco, Todisco, lei intanto prenda posto, questa è la traccia delle scene, atto per atto. Ma bisogna che lei mi faccia una bravura. Stenografare? Benissimo! Conosce la stenografia? E non saprò suggerire, ma la stenografia... Allora di bene in meglio! Scordio, Scordio! Vado a prendere la carta del mio camerino. Molta, quanta ne trova? Subito. E lei segua le scene man mano che saranno rappresentate. Cerchi di fissare le battute, almeno le più importanti. Sgombrino, signori! Ecco, si mettano da questa parte. Ah, bravo. Bravo, Scordio, grazie. Todisco, Scordio, non dormiamo, eh. Questa è la carta per stenografare. Mi raccomando. Stiano bene attenti. Ma scusi, noi... Non ci sarà da improvvisare, stia tranquilla. E che dobbiamo fare? Niente, stare a vedere e sentire, per ora. Avrà ciascuno poi la sua parte scritta. Ora si farà così, alla meglio, una prova. La faranno loro. Noi? Come sarebbe a dire, scusi, una prova? Una prova? Una prova per loro. Ma se i personaggi siamo noi. E va bene, i personaggi. Ma qua, caro signore, non recitano i personaggi. Qua recitano gli attori. I personaggi stanno lì, nel copione. Quando c'è un copione. Appunto, poiché non c'è. E loro signori hanno la fortuna d'averli qua, vivi, davanti, i personaggi. Oh, bella, vorrebbero far tutto da sé? Recitare, presentarsi loro davanti al pubblico? Già, e come siamo? Ah, le assicuro che offrirebbero un bellissimo spettacolo. E che ci staremmo a fare noi altri qua allora? Non penseranno mica di saper recitare loro. Fanno ridere. Ecco, vede, ridono. Ma già, a proposito, bisognerà assegnare le parti. Ma è facile, sono già di per sé assegnate. Signor Arganzi, lei la seconda donna... Lei, la madre. Bisognerà trovarle un nome. Amalia, signore. Ma questo è il nome della sua signora. Non vorremmo mica chiamarla col suo vero nome. E perché no, scusi, se si chiama così. Ma già, se deve essere la signora... Io vedo questa come Amalia, signore. Ma faccia lei, non so più che dirle. Comincio già, non so, a sentir come false. Con un altro suono, le mie stesse parole. Ma non se ne curi? Non se ne curi quanto a questo. Penseremo noi a trovare il tono giusto. E per il nome, se lei vuole, Amalia sarà Amalia. O ne troveremo un altro. Per adesso designeremo i personaggi così. Dario, lei il figlio. Signorina, lei si intende... La figliastra! Come? Io quella lì? Che cos'ha da ridere? Nessuno ha mai osato ridersi di me! Pretendo che mi si rispetti! O me ne vado! Ma no, scusi, non rido di lei! Dovrebbe sentirsi onorata di essere rappresentata da... Quella lì? Ma io non dicevo per lei, creda, dicevo per me! Che non mi vedo affatto in lei, ecco, non so, non mi assomiglia per nulla! Già, è questo, veda, signore... La nostra espressione. Ma che loro espressione? Credono di averla in sé? Loro? L'espressione? Niente affatto. Come? Non abbiamo la nostra espressione? Niente affatto. La loro espressione diventa materia qua.
a cui dan corpo e figura, voce e gesto, gli attori, i quali per sua norma ha saputo dare espressione a ben più alta materia, dove la loro è così piccola che se si reggerà sulla scena, il merito, creda pure, sarà tutto dei miei attori. Non oso contraddirla, signore, ma creda che è una sofferenza orribile per noi che siamo così come ci vede, con questo corpo, con questa figura. Ma si rimedia col trucco, si rimedia col trucco, caro signore, per ciò che riguarda la figura. Già, ma la voce, il gesto... Oh, insomma, qua lei come lei non può essere. Qua c'è l'attore che lo rappresenta e basta. Ho capito, signore. Ma forse ora indovino anche perché il nostro autore, che ci vide vivi così, non volle poi comporci per la scena. Non voglio fare offesa ai suoi attori, Dio me ne guardi, ma penso che a vedermi adesso rappresentato, non so da chi... Da me, se non le dispiace. Onoratissimo, signore. Ecco, penso che per quanto il signore s'adoperi con tutta la sua volontà e tutta la sua arte ad accogliermi in sé... Concluda, concluda! E dico, la rappresentazione che farà, anche forzandosi col trucco a somigliarmi, difficilmente sarà una rappresentazione di me come io realmente sono. Sarà piuttosto come egli interpreterà chi io sia, come egli mi sentirà, se mi sentirà, e non come io dentro di me mi sento. E mi pare che di questo chi sia chiamato a giudicare di noi dovrebbe tener conto. Si dà pensiero dei giudizi della critica adesso? Ed io che stavo ancora a sentire, ma lasci che dica la critica e noi pensiamo piuttosto a mettere su la commedia, se ci riesce. Su, su, è già disposta la scena? Si levino d'attorno, mi lasciano vedere. Non perdiamo altro tempo. Le pare che la scena stia bene così? Ma io veramente non mi ci ritrovo. E dalle! Non pretenderà che le significhi qua tal quale per retrobottega che lei conosce di Madama Pace. Per i mobili, su per giù mi pare che ci sia. L'attaccapanni. Evandro? Sì? Evandro, disposti con l'attaccapanni. Proprio al centro. Ancora un po'? Un pochino ancora. Ma proprio a sinistra. Ancora? Ecco, così. Come prima. E lei provveda una busta, possibilmente cilestrina, e la dia al signore. Da lettere? Da lettere. Da lettere. Su, su. La prima scena è della signorina. Ma no, aspetti lei. Dicevo la signorina. Lei sarà a vedere... Come la vivo! Ma saprò viverla anch'io, non dubiti, appena mi ci metto. Signori miei, non facciamo altre chiacchiere. Dunque, la prima scena è della signorina con Madama Pace. Oh, e questa Madama Pace? Non è con noi, signore. Come si fa? Ma è viva, viva anche lei. Già, ma dov'è? Ecco, mi lasci dire... Se i loro signore mi volessero far la grazia di darmi per un momento i loro cappellini. I cappellini? Cappellini? I cappellini? Ma che vuol fare con i cappellini delle signore? Nulla, posarli per un momento su questo attaccapanni. E qualcuno dovrebbe essere così gentile di levarsi anche il mantello. Anche il mantello? Voglio essere matto. Ma perché? Ma perché? Per attenderli un momentino. Mi facciano questa grazia. Vogliono. E perché no?
vostra? Ecco, appunto. Sì, signora. Così, in mostra. Ma si può sapere perché farne? Ecco, signore, forse preparandole meglio la scena, attratta dagli oggetti stessi del suo commercio, chissà che non venga tra noi. Guardino! Eccola! Eccola! È lei! Lo dicevo io! Eccola qui! Ma che trucchi sono questi? Ma dove siamo? Ma scusino! Perché vogliono guastare il nome di una verità volgare, di fatto? Questo prodigio di una realtà che nasce evocata, attratta, formata dalla stessa scena e che ha più diritto di vivere qua che loro, perché assai più vera di loro. Quale attrice fra loro rifarà poi Madama Pace? Ebbene, Madama Pace è quella. Mi concederanno che l'attrice che la rifarà sarà meno vera di quella che è lei in persona. Guardino, mia figlia l'ha riconosciuta e si è subito accostata. Stiano a vedere la scena. Ebbene? Ma che dice? Così non si sente nulla. Forte! 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 Già! Che forte! Non sono mica cose che si possono dir forte queste! Le ho potute dir forte io per la sua vergogna, che è la mia vendetta! Ma per Madame è un'altra cosa, signori. C'è la galera! Oh, bella! Ah, è così? Ma qui bisogna che si facciano sentire, cara lei! Non sentiamo nemmeno noi sul palcoscenico, figurarsi quando ci sarà il pubblico a teatro! Bisogna far la scena! E del resto possono ben parlare forte tra loro, perché noi non saremo mica qua come adesso a sentire. Loro fingono d'essere sole in una sala di retrobottega che nessuno ne sente. Come no? C'è qualcuno che ci sente, signore, se lei parla forte. Deve forse scappare fuori qualche altro? No, no. Allude a me, signore. Ci devo essere io là dietro, in attesa. E Madama lo sa. Anzi, mi permettano, vado per essere subito pronto. Ma no, aspetti! Qui bisogna rispettare le esigenze del teatro! Su, su, tornino su loro, su! Prima che lei sia pronto. Ma sì, subito, subito! Mi muoio, le dico! Dalla smania di viverla questa scena! Se lui vuole essere subito pronto, io sono prontissima! Ma prima bisogna che esca fuori ben chiara la scena tra lei e quella lì! Lo vuol capire? Oddio mio, signore! Mi ha detto quel che lei già sa! Che il lavoro della mamma ancora una volta è fatto male, la roba è sciupata e che bisogna che io abbia pazienza se voglio che la seguiti ad aiutarci nella nostra miseria! E ciò, signor, perché io non quiero approvecciarle, avvantaggiarle. Come, come? Parla così? Sì, signore, parla così. Mezzo spagnolo e mezzo italiano, in un modo buffissimo. Non mi par buona crianza che loro ridano di me. Se io mi sforzo di hablar come puedo, italiano, signor. Ma no, ma anzi, parli così, signora.
effetto sicuro, non si può dargli meglio, anzi, per rompere un po' comicamente la crudezza della situazione, parli, parli così, va benissimo. Benissimo, come no? Sentirsi fare con un tal linguaggio certe proposte, effetto sicuro, perché par quasi una burla, signore, ci si mette a ridere, a sentirsi dire che c'è un vieco, signor, che vuole ammusarsi conmigo. Non è vero, madama? Viechito, già. Viechito, linda. Ma mejor para ti, che se no te da gusto, te porta prudenza. Strega! Strega! Assassina la figlia mia! No, no, per carità! Sta buona, a sedere. Ma levatemela davanti allora! Non è possibile, non è possibile che la mamma stia qui! Non possono stare insieme, è per questo, veda, quella lì, quando siamo venuti, non era con noi. Stando insieme, capirà, per forza, s'anticipa tutto. Non importa, non importa! È per ora come un primo abbozzo, serve tutto, perché io colga anche così, confusamente, la crudezza della situazione. E i vari elementi, via, via, signora. Via buona, Si rimetta a sedere. Su, su dunque, madama. Ah no, grazie tante. Io a chi non fado più nada con tua madre presente. Ma via, faccia entrare questo vieco, signor, purché si ammusi conmigo. Insomma, bisogna farla questa scena. Su, avanti! E lei se ne vada! Ah, me voi! Me voi! Me voi sicuramente! E lei faccia l'entrata. Non c'è bisogno che giri, venga qua. Finga d'essere entrato. Ecco. Io me ne sto qua a testa bassa. Modesta. E su, metta fuori la voce, mi dica con voce nuova, come uno che venga da fuori, buongiorno signorina. Oh guarda, ma insomma, dirige lei o dirigo io? Mi seguisca, sì. Vada là in fondo e rivenga avanti. E lei attento. Attento a scrivere adesso. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Ah, ma dico, non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua? No, signore. C'è venuta qualche altra volta? Più d'una? E dunque via, non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino? No, signore, me lo levo da me. Oddio, Dio mio! Mi dia, lo poso io. Ma su una bella, cara testolina come la sua, vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà aiutarmi a sceglierne qualcuno. Poi, qua. Tra questi di madama? No, grazie, signore. E via! Non mi dica di no.
vorrà accettarmelo, me ne avrei a male. Ce n'è di belle, guardi. E poi faremmo contenta madama. Li mette apposta qua in mostra. No, no, signore, guardi. Non potrei neanche portarlo. Dice perciò che ne penserebbero a casa vedendola rientrare con un nuovo cappellino? E via. Sa come si fa, come si dice a casa. No, signore, guardi, non potrei portarlo perché sono come mi vede. Avrebbe già potuto accorgersene. Ah, al lutto, mi scusi. Già, è vero, vedo. Le chiedo perdono. Creda che sono veramente mortificato. Basta, basta, signore! Tocca a me di ringraziarla. E non a lei di mortificarsi o d'affliggersi. Non va di più, la prego, a quel che gli ho detto. Anche per me, capirà? Bisogna proprio che io non pensi che sono vestita così. Aspetti, aspetti! Non scriva, tralasci quest'ultima battuta. Va benissimo, va benissimo. Qua lei poi attaccherà, come abbiamo stabilito. Graziosissima questa scenetta del cappellino, non vi pare? Ma il meglio viene adesso, perché non si prosegue? Abbia pazienza un momento. Va trattata, naturalmente, con un po' di leggerezza, di spigliatezza. Già. Ma sì, non ci vuol niente. Possiamo subito provarla, no? Oh, per me? Ecco, io sono prontissimo. Allora, dunque, guardi, è finita la scena tra lei e quella madama Pace, che penserò poi io a scrivere. Lei se ne sta. Ma no, dove va? Aspetti, mi rimetto il cappello. Ah, già, benissimo. Dunque lei resta qua a capochino. Ma se non è vestita di nero? Sarò vestita di nero. E molto più propriamente di lei. Stia zitta, la prego, e stia a vedere. Avrà da imparare. Avanti. Avanti, rientrate. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signorina. Ma no! Facciano silenzio! E le finiscano una volta di ridere! Così non si può andare avanti! Ma scusi, è naturalissimo, signore! La signorina se ne sta qui ferma, a posto! Ma se deve essere me, io le posso assicurare che a sentirmi dire buongiorno a quel modo e con quel tono sarei scoppiata a ridere, proprio così come ho riso! Già, l'aria, il tono! Ma che aria! Che tono! Si mettono da parte adesso e mi lasciano vedere la prova. Se debbo rappresentare un vecchio che viene in una casa equivoca... Ma sì, non dia retta, per carità. Riprenda, riprenda, che va benissimo. Dunque, buongiorno, signorina. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Ah, ma dico, non sarà la prima volta, è vero? Ah, ma dico, non sarà la prima volta, spero. Non spero, è vero, dice è vero, interrogazione. Io ho sentito spero. Ma sì, è lo stesso, è vero, spero, prosegua, prosegua. Ecco, forse un po' meno caricato. Ecco, gliela farò io, stia a vedere. Buongiorno, signorina. Lasso. Buongiorno, signorina. Buongiorno.
Ah, ma dico, sorpresa, timore e compiacimento. Non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua? Non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qua. Mi spiego? E lei allora? No, signore. No, signore. Insomma, come devo dire? Supplesso. No, signore. No, signore. C'è venuta qualche altra volta più d'una? C'è venuta qualche altra volta più d'una? Ma no, aspetti! Lasci far prima a lei il cenno di sì. C'è venuta qualche altra volta? Giù! Oh, Dio mio! Che cos'è? Niente, niente! A lei, senti, senti! Più d'una? E dunque via, non dovrebbe più essere così. Più d'una? E dunque via! Non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino? Permette che le levi io codesto cappellino? Ah, io non sto mica qui a far la buffona per quella lì! E neanch'io! Finiamola! La finisca! La finisca! Sì, mi perdoni, mi perdoni! Lei è una maleducata, ecco quello che è, una presuntuosa! Sì, signore, è vero, ma la perdoni. Ma che vuole che perdoni? È un'indecenza! Sì, signore, ma creda, creda che fa un effetto strano. Strano? Che strano? Perché strano? Io ammiro, signore, ammiro i suoi attori, il signore, la signorina, ma certamente, ecco, non sono noi. Sfido! Come vuole che siano loro? Se sono gli attori! Appunto, gli attori. E fanno bene tutte e due le nostre parti. Ma creda che a noi pare un'altra cosa, che vorrebbe essere la stessa, e intanto non è. Come non è? Che cos'è allora? Una cosa che diventa di loro, e non più nostra. Ma questo per forza! Gliel'ho già detto! Ho capito, ho capito. E dunque basta! Ah! Vuol dire che faremo poi le prove fra noi come vanno fatte. È sempre stata una maledizione per me provare davanti agli autori. Non sono mai contenti. Su, su, riattacchiamo con loro e vediamo se sarà possibile che lei non rida più. No, non rido più, non rido più. Viene il bello per me adesso, stia sicuro. Dunque, quando lei dice non vadi più, la prego, a quello che ho detto, anche per me capirà, bisogna che lei attacchi subito, capisco, ah, capisco, e che immediatamente domandi... Come, che cosa? La ragione del suo lutto! Ma no, signore, guardi! Quando io gli dissi che bisognava che non pensassi d'essere vestita così, sa che cosa mi rispose lui? Ah, va bene, togliamolo via subito allora, con questo vestitino! Bello, benissimo! Per far saltare solo tutto il teatro? Ma è la verità! Ma sì, la verità, abbia pazienza, la prego. Qua siamo a teatro, la verità fino a un certo punto. E che vuol fare lei allora, scusi? Lo vedrà, lasci fare a me adesso. No, signore, della mia nausea, di tutte le ragioni, una più crudele e più vile dell'altra, per cui io sono questa, così. Vorrebbe forse cavarne un pasticcetto romantico sentimentale con lui che mi chiede le ragioni del lutto e io che gli rispondo lagrimando che da due mesi mi è morto papà? No, caro signore, bisogna che lui mi dica come m'ha detto e togliamolo via subito allora codesto vestitino. E io, con tutto il mio lutto nel cuore di appena due mesi, me ne sono andata là, vede, là, dietro quel paravento. E con queste dita che mi ballano dall'onta, dal ribrezzo, mi sono sganciata il busto. La veste! Carità! Che dice? La verità, signore! Ma sì, non nego! Sarà la verità! E comprendo. Comprendo tutto il suo orrore, signorina. Ma comprenda che anche lei, che tutto questo
davanti al pubblico. Non è possibile! Ah, non è possibile? E allora grazie tante, io non ci sto! Ma no, vedi! Non ci sto, non ci sto! Quello che è possibile sulla scena, ve lo siete combinato insieme, tutti e due, di là! Grazie! Lo capisco bene. Egli vuol subito arrivare alla rappresentazione dei suoi travagli spirituali. Ma io voglio rappresentare il mio dramma, il mio! Infine, il suo! Non c'è soltanto il suo! Scusi! C'è anche quello degli altri. Quello di lui. Quello di sua madre. Non può stare che un personaggio venga così troppo avanti e sopraffaccia gli altri invadendo la scena. Bisogna contenere tutti in un quadro armonico e rappresentare quel che è rappresentabile. Lo so bene anch'io che ciascuno ha tutta una sua vita dentro e che vorrebbe metterla fuori. Ma il difficile è appunto questo. Farne venire fuori quel tanto che è necessario in rapporto con gli altri. Eppure in quel poco far intendere l'altra vita che resta dentro. Comodo! Se ogni personaggio potesse in un bel monologo o senz'altro in una conferenza venire a scodellare davanti al pubblico tutto quel che gli bolle in pettola. Bisogna che lei si contenga, signorina, e creda nel suo stesso interesse, perché può fare anche una cattiva impressione. Glielo avverto, tutta codesta furia dilaniatrice, codesto disgusto esasperato, quando lei stessa mi scusi, ha confessato d'essere stata con altri prima che con lui, la Madama Pace. Più di una volta. È vero. Ma pensi che quegli altri sono ugualmente lui per me? Come gli altri? Che vuol dire? Per chi cade nella colpa, signore, il responsabile di tutte le colpe che seguono non è sempre chi primo determinò la caduta. E per me è lui, anche da prima che io nascessi. Lo guardi e veda se non è vero. Benissimo. E le par poco il peso di tanto rimorso su di lui? Gli dia modo di rappresentare? E come, scusi! Dico, come potrebbe rappresentare tutti i suoi nobili rimorsi, tutti i suoi tormenti morali, se lei vuol risparmiargli l'orrore d'essersi un bel giorno trovata tra le braccia dopo averla invitata a togliersi l'abito del suo lutto recente? Donna, già caduta quella bambina, signore, quella bambina che egli si recava a vedere uscire dalla scuola. Noi siamo qua tra noi adesso, ignorati ancora dal pubblico. Lei darà domani di noi quello spettacolo che crederà, concertandolo a suo modo. Ma lo vuol vedere davvero il dramma? Scoppiare davvero? Com'è stato? Ma sì, non chiedo di meglio per prenderne fin d'ora quel che sarà possibile. Ebbene, faccia uscire quella madre! No,
No, non lo permetta, signore. Non lo permetta. Ma solo per vedere, signora. No, io non posso. Non posso. Ma se è già tutto avvenuto, scusi, non capisco. No, avviene ora. Avviene sempre. Il mio strazio non è finto, signore. Io sono viva e presente sempre, in ogni momento del mio strazio, che si rinnova vivo e presente sempre. Ma quei due piccini là, li ha lei sentiti parlare? Non possono più parlare, signore. Se ne stanno aggrappati a me ancora, per tenermi vivo e presente lo strazio. Ma essi per sé non sono. Non sono più. E questa, signore, se n'è fuggita. È scappata via da me e si è perduta. Perduta! E se ora io me la vedo qua è ancora per questo. Solo per questo. Sempre, sempre. Per rinnovarmi sempre vivo e presente lo strazio che ho sofferto anche per lei. Il momento eterno, come io le ho detto, signore, lei è qui per cogliermi, fissarmi, tenermi agganciato e sospeso in eterno all'agonia, in quel solo momento fuggevole e vergognoso della mia vita. Non può rinunziarvi. E lei, signore, non può veramente risparmiarmelo. Ma sì, io non dico di non rappresentarlo. Formerà appunto il nucleo di tutto il primo atto fino ad arrivare alla sorpresa di lei. Ecco sì, perché la mia condanna, signore, tutta la nostra passione che deve culminare nel grido finale di lei. L'ho ancora qui nelle orecchie, ma reso folle quel grido. Lei può rappresentarmi come vuole, signore, non importa, anche vestita, purché abbia almeno le braccia, solo le braccia nude. Perché guardi, stando così, con la testa appoggiata così e le braccia così al suo collo, mi vedevo pulsare qui, nel braccio, qui, una vena. E allora, come se soltanto quella vena viva mi facesse ribrezzo, strizzai gli occhi così, così, e affondai la testa nel suo petto. Grida! Grida, mamma! Grida! Come hai gridato allora? No! Figlia! Figlia mia! Brutto, brutto! È mia figlia! Non vedi che è mia figlia? Benissimo! Sì, benissimo! E allora sipario, sipario! Ecco sì! Perché è stato veramente così, signore? Sì, qua senz'altro! Sipario! Sipario! Ma che bestie! Dico sipario per intendere che l'atto deve finire così e mi abbassano il sipario davvero. Benissimo. Sì, benissimo! Effetto sicuro! Bisogna finir così! Garantisco. Garantisco per questo primo atto. Secondo atto. Lascino fare a me come avevamo prima stabilito che andrà bene. La nostra entrata in casa di lui, a dispetto di quello lì. Sta bene, ma lasci fare a me, le dico. Purché appaia chiaro il dispetto. Per tutto il bene che ce n'è venuto. Non importa. Quanto più danno a noi, tanto più rimorso per lui. Ho capito. E si terrà conto di questo in principio, soprattutto. Non dubiti. Ma faccia che si capisca bene, la prego, signore. Per la mia coscienza, che io cercai in tutti i modi di placarmi, di consigliarmi che questo dispetto non le fosse fatto. La contenti, perché è vero.
Io ne godo moltissimo, perché intanto si può vedere, più lei è così supplice, più tenta ad entrargli nel cuore, più quello lì si tiene lontano, assente, che gusto! Vogliamo insomma cominciarlo questo secondo atto? Non parlo più, ma badi che svolgerlo tutto nel giardino come lei vorrebbe, non sarà possibile. E perché non sarà possibile? Perché lui se ne sta sempre chiuso in camera, appartato. E poi in casa c'è da svolgere tutta la parte di quel povero ragazzo lì, smarrito, come gli ho detto. Beh già, ma d'altra parte capiranno, non possiamo mica appendere i cartellini o cambiare di scena a vista 3 o 4 volte per atto. Si faceva un tempo, quando il pubblico era forse come quella bambina là. E l'illusione è più facile. L'illusione? Per carità, non dicano l'illusione. Non adoperino con questa parola, che per noi è particolarmente crudele. E perché, scusi? Ma sì, crudele, crudele, dovrebbe capirlo. E come dovremmo dire, allora? L'illusione da creare qua al pubblico? Con la nostra rappresentazione? L'illusione d'una realtà. Comprendo, signore. Forse lei, invece, non può comprendere noi. Mi scusi, perché veda, qua per lei e per i suoi attori si tratta soltanto, ed è giusto, del loro gioco. Ma che gioco? Non siamo mica bambini, qui si recita sul serio. Non dico di no, intendo infatti il gioco della loro arte, che deve dare appunto, come dice il Signore, una perfetta illusione di realtà. Ecco, appunto. Ora, se lei pensa che noi come noi non abbiamo altra realtà fuori di questa illusione. E come sarebbe a dire? Ma sì, signori, quale altra? Quella che per loro è un'illusione da creare, per noi è invece l'unica nostra realtà. Ma non soltanto per noi, del resto, badi, ci pensi bene. Mi sa dire chi è lei? Come chi sono? Sono io. E se le dicessi che non è vero? Perché lei è me? Le risponderei che lei è un pazzo. Hanno ragione di ridere, perché qua si gioca. E lei può dunque obiettarmi che soltanto per un gioco quel signore là, che è lui, deve essere me. Che viceversa sono io, questo. Vede che l'ho colto in trappola? Ma questo si è già detto poco fa. Da capo? No, non volevo dire questo, infatti. Io anzi la invito ad uscire da questo gioco d'arte, d'arte, che lei è di solito fare qua con i suoi attori, e torno a domandarle seriamente. Chi è lei? Oh, ma guardate, che ci vuole una bella faccia tosta. Uno che si spaccia per personaggio, venire a domandare a me chi sono. Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi. Per cui è sempre qualcuno. Mentre un uomo, non dico lei adesso, un uomo così, in genere, può non essere nessuno. Già? Ma lei lo domanda a me, che sono il direttore, il capocomico. Ha capito? Soltanto per sapere, signore, se veramente lei, come adesso, si vede, come vede, per esempio, a distanza di tempo, quel che lei era una volta, con tutte le illusioni che allora si faceva, con tutte le cose dentro e intorno a lei, come allora le parevano ed erano realmente per lei. Ebbene, signore, ripensando a quelle illusioni, che adesso lei non si fa più, a tutte quelle cose che non le sembrano più come per lei erano un tempo, non si sente mancare, non dico queste tavole di palcoscenico, ma il terreno sotto i piedi,
argomentando che ugualmente questo, come lei ora si sente, tutta la sua realtà d'oggi così com'è, è destinata a parerle illusione domani. Ebbene? E che vuol concludere con questo? Niente, signore. Farle vedere che se noi, oltre l'illusione, non abbiamo altra realtà, è bene che anche lei diffidi della realtà sua, di questa che lei oggi respira e tocca in sé, perché come quella di ieri è destinata a scoprirlesi illusione domani. Benissimo. E mi dica per giunta che lei, con codessa commedia che viene a rappresentarmi, è più vero e reale di me. Ma questo senza dubbio, signore. Ah, sì? Credevo che l'avessi compreso fin dal principio. Più reale di me? Ma se la sua realtà può cambiare dall'oggi al domani? Ma si sa che può cambiare. Sfido. Cambia continuamente, come quella di tutti. Ma la nostra no, signore. Vede? La differenza è questa. Non cambia. Non può cambiare, né essere altra, mai, perché già fissata, così, questa, per sempre. È terribile, signore. Realtà immutabile, che dovrebbe dar loro un brivido nel accostarsi a noi. Io vorrei sapere, però, quando mai si è visto un personaggio che, uscendo dalla sua parte, si sia messo a perorarla così come fa lei, e a proporla, a spiegarla. Me lo sa dire? Io non l'ho mai visto. Non l'ha mai visto, signore, perché gli autori nascondono di solito il travaglio della loro creazione. Quando i personaggi sono vivi, vivi veramente, davanti al loro autore, questo non fa altro che seguirli nell'azione, nelle parole, nei gesti che essi appunto li propongono. E bisogna che egli li voglia come essi si vogliono. E guai se non fa così. Quando un personaggio è nato, acquista una tale indipendenza anche davanti al suo stesso autore, che può essere da tutti immaginato in tant'altre situazioni in cui l'autore non pensava di metterlo. E acquistare a volte anche un significato che l'autore non si sogna mai di dargli. Ma sì, questo lo so. E dunque perché si fa meraviglia di noi? Immagini per un personaggio la disgrazia che le ho detto. D'essere nato vivo dalla fantasia di un autore che abbia poi voluto negargli la vita. E mi dica se questo personaggio lasciato così, vivo, e senza vita, non ha ragione di mettersi a fare quello che stiamo facendo noi ora, qua, davanti a loro, dopo averlo fatto a lungo, creda, davanti a lui, per persuaderlo, per spingerlo, comparendoli ora io, ora lei, ora quella povera madre. È vero, anch'io. Anch'io, signore, per tentarlo tante volte nella malinconia di quel suo scrittoio, all'ora del crepuscolo, quando egli, abbandonato su una poltrona, non sapeva risolversi a girare la chiavetta della luce e lasciava che l'ombra gli invadesse la stanza e che quell'ombra brulicasse di noi che andavamo a tentarlo. Se loro tutti se ne andassero, se ci lasciassero soli, la mamma là con quel figlio, io con quella bambina, quel ragazzo là sempre solo, e poi io con lui, e poi io sola in quell'ombra. Ah, la mia vita! Che scena andavamo a proporgli, io lo tentavo più di tutti! Già, forse è stato per causa tua, appunto per queste tue troppe insistenze, per le tue troppe incontinenze! Ma che? Se egli stesso m'ha voluta così!
Io credo che fu piuttosto, signore, per avvilimento o per sdegno del teatro, così come il pubblico solitamente lo vede e lo vuole. Andiamo avanti, santo Dio, e veniamo al fatto, signorina. Ma mi pare, scusi, che difatti ne abbia fin troppi con la nostra entrata in casa di lui. Diceva che non poteva appendere cartellini o cangiar di scena ogni 5 minuti. Ma appunto, combinarli, aggrupparli in un'azione simultanea e serrata, e non come pretende lei, che vuol vedere prima il suo fratellino che ritorna dalla scuola e che si aggira come un'ombra per le stanze, nascondendosi dietro gli usci a meditare un proposito di cui, come ha detto? Si dissuga, signore, si dissuga tutto. Non ho mai sentito codesta parola. E va bene, crescendo soltanto negli occhi, è vero? Sì, signore, eccolo lì. Brava. E poi contemporaneamente vorrebbe anche quella bambina che gioca ignara nel giardino. L'uno in casa e l'altra nel giardino? È possibile? Ah, nel sole, signore! Felice! È l'unico mio premio la sua allegria, la sua festa in quel giardino. Tratta dalla miseria, dallo squallore di un'orribile camera dove dormivamo tutti e quattro. E io con lei, io, pensi, con l'orrore del mio corpo contaminato. Accanto a lei, che mi stringeva forte forte coi suoi braccini amorosi e innocenti. Nel giardino. Appena mi vedeva, correva a prendermi per mano. I fiori grandi non li vedeva. Andava invece a scoprire tutti quei piccoli piccoli e me li voleva mostrare, facendo una festa. Una festa! Faremo il giardino, non dubiti. E vedrà che ne sarà contenta. Le scene le aggrupperemo lì, così alla meglio adesso, per dare un'idea. Walter! Walter! Dammi un po' di cielo. Che cosa? Un po' di cielo, un fondalino che cada qua. Ma non bianco, ho detto cielo. Lascia, rimedierò io, non fa nulla. Elettricista? Spegni tutto? Dammi un po' d'atmosfera. Atmosfera lunare. Blu. Blu alle bilance. E blu sulla tela con riflettore. Così basta. Ecco, guardi. E il giovinetto invece
di nascondersi dietro gli usci delle stanze, potrebbe aggirarsi qua nel giardino. Ma capirà che sarà difficile trovare una bambina che faccia bene la scena con lei quando le mostra i fiorellini. Venga, venga avanti lei piuttosto, vediamo di concertare un po'. Avanti, avanti. Ma dico, un bel guaio anche questo ragazzo. Ma com'è? Dio mio, bisognerebbe pure che qualcosa dicesse. Venga, venga un po'. Mi faccia vedere. Si nasconda un po' qua. Così. Si provi a sporgere un po' il capo. A spiare. Benissimo, benissimo. E dico, se la bambina, sorprendendolo così a spiare, accorresse a lui e gli cavasse di bocca almeno qualche parola. Non speri che parli finché c'è quello lì. Bisognerebbe che lei mandasse via prima quello lì. Ma prontissimo, felicissimo. Non chiede di meglio. Ma no, aspetti, dove va? Non ho proprio nulla io da far qui. Me ne lasci andare, prego. Me ne lasci andare. Come? Non ha nulla da fare. Ma non lo trattenga, non se ne va. Viene a rappresentare la terribile scena del giardino con sua madre. Io non rappresento nulla, l'ho dichiarato fin dal principio. Me ne lasci andare. Permette, signore. Lo lasci. Ebbene? Vattene! Non può, vede, non può! Deve restare qui per forza, legato alla catena, indissolubilmente! Ma se io, signore, che prendo il volo quando accade ciò che deve accadere, proprio per l'odio che sento per lui, proprio per non vedermelo più davanti! Ebbene, se io sono ancora qua, e sopporto la sua vista e la sua compagnia, si figuri se può andarsene via lui che deve restare qua veramente con questo suo bel padre e quella madre là senza più altri figli che lui. E su, su mamma, vieni! Guardi, s'era alzata per trattenerlo. Vieni, vieni! Immagini che cuore può avere lei di mostrare qua ai suoi attori quello che prova. Ma è tanta la brama ad accostarsi a lui che, eccola, vedi? È disposta a vivere la sua scena. Ma io no. Io no. Se non me ne posso andare, resterò qua. Ma le ripeto che io non rappresento nulla. Lei non può costringere, signore. Non può costringermi nessuno. Ti costringerò io. Aspettate, aspettate. Prima, la bambina alla vasca. Smarrita con codesti occhioni belli, chissà dove ti perdessi. Siamo su un palcoscenico. Che cos'è un palcoscenico? Ma vedi, un luogo dove si gioca a far sul serio, ci si fa la commedia e noi faremo ora la commedia.
sul serio, sai? Anche tu! Oh, amorino mio, che brutta commedia fare tu! Che cosa orribile è stata pensata per te! Il giardino, la vasca. È finta, si sa. Il guaio è questo, che è tutto finto qua. Ah, ma già, forse a te piace più una vasca finta che una vera, per poterci giocare, eh? Ma no, sarà per gli altri un gioco. Non per te, purtroppo, che sei vera, amorino, che giochi per davvero. In una vasca vera, bella, grande, verde, con tanti bambù che vi fanno l'ombra svegliandovisi e tante, tante anatrelle che vi nuotano sopra rompendo quest'ombra. Tu la vuoi acchiappare una di queste anatrelle? No, Rosetta mia, no! La mamma non va da te per quella canaglia di figlio là. Io sono con tutti i miei diavoli in testa. E quello lì... stai a far qui, sempre con codest'aria di mendico. Sarà anche per causa tua se quella piccina affoga, per codesto tuo star così, come se io, facendovi entrare in casa, non avessi pagato per tutti. Che hai là? Che nascondi? Fuori, fuori questa mano! Come? Dove te la sei procurata? Sciocco! In te, invece d'ammazzarmi, io avrei ammazzato uno di quei due. O tutti e due, il padre e il figlio. Contemporaneamente. Non è vero, signora. Non c'è stata nessuna scena fra me e lei. Se lo faccio dire da lei stessa com'è stato. Sì, è vero, signore. Io ero entrata nella sua camera. Nella mia camera, inteso, non nel giardino. Ma questo non ha importanza, bisogna raggruppare l'azione, ho detto. È inutile. Io non mi presto. Stia zitto adesso e mi lasci sentire sua madre. Ebbene, era uscita? Sì, signore, nella sua camera, non potendone più. Per votarmi il cuore di tutta l'angoscia che m'opprime. Ma appena lui mi vide entrare... Nessuna scena! Me ne andai per non fare una scena, perché non ho mai fatto scene, ha capito? È vero, è così, è così! Ma ora bisogna pur farla questa scena tra lei e lui, è indispensabile! Per me, signore, io sono qua. Magari mi desse lei il modo di potergli parlare un momento. Di potergli dire tutto quello che mi sta nel cuore. Tu la farai per tua madre non faccio nulla! Per Dio, Beviscio, Beviscio, non senti come ti parla? Non hai viscere di figlio? No, no! E finisci in una buona volta! Per carità, per carità! Devi obbedire, devi obbedire! Che cos'è codesta frenesia che t'ha preso? Non era degno di portare davanti a tutti la sua vergogna e la nostra? Io non mi presto, non mi presto! E interpreto così la volontà di chi non volle portarci sulla scena. Ma se ci siete venuti? Lui! Non io! E non è qua anche lei? C'è voluto venire lui, trascinandoci tutti. E prestandosi anche a combinare di là insieme con lei. Non solo quello che realmente è avvenuto. Ma come se non bastasse anche quello che non c'è stato. Ma dica, dica lei almeno, che cosa c'è stato? Lo dica a me, se ne è uscito dalla sua camera, senza dir nulla. Nulla, proprio per non fare una scena. Ebbene, e poi, che ha fatto? Nulla.
attraversando il giardino. Ebbene, attraversando il giardino? Ma perché non da dire, signore? È orribile! La bambina. Là. Nella vasca. E lei lo seguiva, signore. E allora? Lei? Accorsi. Mi precipitai per pescarla. Ma a un tratto m'arrestai. Perché dietro quegli alberi vidi una cosa che mi c'è. Il ragazzo. Il ragazzo che se ne stava lì, fermo. Con occhi da pazzo. A guardare nella vasca. La superiore. Affogata. Feci per accostarla. E allora... Figlio! Figlio mio! Aiuto! Aiuto! Si è ferito? Si è ferito davvero? È morto! Un povero ragazzo è morto! Ma che è morto? Finzio! Realtà. Andate al diavolo tutti quanti. Luce, luce, luce! Non mi era mai capitato una cosa simile. Mi hanno fatto perdere una giornata. Andate, andate. Che volete più fare adesso? Troppo tardi per ripigliare la prova. Ma questa sera. Elettricista, spegni tutto! E per Dio lasciami almeno una lampadina accesa per vedere dove metto i piedi!